Forti antichi, moschee abbaglianti e nuove meraviglie architettoniche caratterizzano l'Oman, riflettendo nella storia passata e il presente. In questa edizione di Oman Life daremo uno sguardo al patrimonio culturale del paese. Il nostro punto di partenza è il Forte Bala, patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'oasi di Bala, il suo forte, è un capolavoro architettonico. Costruito tra il XIII e il XIV secolo con mattoni crudi su fondamenta di arenaria, ha avuto bisogno di quasi 10 anni di lavoro e di restauro per garantirne la conservazione. Il forte Bahla è uno dei più antichi dell'Oman. La città è stata capitale del paese durante la dinastia Nabani, che ha guidato l'Oman per circa 500 anni. Le persone vivevano tra queste mura fortificate. La maggior parte delle case venivano collegate a quelle confinanti e riccamente decorate all'interno. Queste nicchie vengono chiamate rosan. La gente le usava per appoggiare i profumi o accendere candele o lanterne. Le mettevano qui per illuminare. Lasciamo l'oasi e ci spostiamo nella capitale. Mascate, affacciata sul mare e circondata dalle montagne, la città unisce tradizione e modernità. Per la pittrice Halima Al-Bulushi, che fa parte della nuova generazione di artisti contemporanei, è fonte di ispirazione. Se dovessi descrivere Mascate con dei colori, sceglierei il bianco, perché qui è tutto bianco. Le case sono bianche. Ma sceglierei anche il marrone delle finestre, delle porte e delle montagne. E poi il blu del mare. I colori della città sembrano riflettersi nei marmi della grande moschea del sultano Qaboos, uno dei monumenti più importanti della città. Capace di accogliere 20.000 fedeli, è una delle più grandi al mondo e una gemma architettonica. La moschea unisce l'architettura occidentale a quella orientale e a quella centroasiatica. Fra i tesori custoditi al suo interno c'è un enorme lampadario di cristallo che illumina la sala di preghiera principale. Alto 14 metri, pesa 8 tonnellate e ha più di 1.100 lampadine. Questa moschea riflette l'identità dell'Oman e ne siamo orgogliosi. Altro esempio di questa identità è il famoso souk di Mascate, con il suo dedalo di vicoli. È uno dei mercati più antichi dell'Oman ed è famoso per l'artigianato locale. Come in tutti i souk, l'atmosfera è vivace e l'aria è satura di incenso. Il souk di Matra è un luogo di incontro. Qui vengono giovani e anziani per discutere, per bere un caffè. Il futuro culturale della città si riflette nella Royal Opera House di Mascate. Qui si sono esibite leggende come Jonas Kaufmann, Placido Domingo e René Fleming. Inaugurata nel 2011, questa struttura, simbolo dell'architettura contemporanea dell'Oman, ospita il balletto, l'opera, ma anche il jazz e la musica araba. La Royal Opera House contribuisce a creare una specie di ponte tra culture diverse e consente alle giovani generazioni di riscoprire le proprie tradizioni, dando però uno sguardo al futuro. Look forward in the future.
Il nostro viaggio è alla fine. Abbiamo scoperto le meraviglie naturali di questo paese, il suo patrimonio culturale e il suo mare. Se volete rivedere una delle puntate, basta andare sul nostro sito web. Grazie per averci seguito.